tutti, attenti! Saluto la bandiera! Riposo! Grazie! Allora, questa sera è una serata un po' particolare per il gruppo e soprattutto per il Comitato per il Centenario. Non parleremo di storia, nel senso normale con cui noi procediamo nel racconto a 100 anni di distanza di quello che è successo in Italia, partendo dall'inizio della Prima Guerra Mondiale e andando avanti nel prosieguo del dopoguerra, del primo dopoguerra, ma parleremo di attualità. Oggi c'è un'altra guerra, purtroppo, che sta incombendo e si sta verificando nella nostra cara vecchia Europa, e appunto quella dell'Ucraina. Riuscire a districarsi più o meno su questo panorama non è così semplice. Quindi oggi abbiamo invitato tre generali, sono stati comandanti di varie missioni, sia missioni internazionali, di cosiddette missioni di pace in territori veramente complicati, vedi Kosovo, Bosnia, piuttosto che Afghanistan ultimamente, no? Alcuni di loro, uno in particolar modo, ha nel suo curriculum anche una missione ONU, quindi i famosi Baschi Azzurri. Sono quindi più che, come dire, adatti a cercare di spiegare a noi profani cosa effettivamente sta succedendo in terra ucraina. Il titolo Una rotonda sul mare d'Azov è stato scelto non tanto per fare la battuta, visto che questa è una tavola rotonda, no, ma proprio perché quello che è l'arco cosiddetto che viene a formarsi, questo arco qui è la zona cosiddetta del Donbass, della Crimea e di tutto quanto il mare d'Azov, che è questo qui piccolino che voi vedete qui, che in teoria dovrebbe diventare nella mentalità di Mosca una specie di lago privato. Ecco, il sottotitolo è La terra di mezzo. L'Ucraina ha una storia incredibile, no? È stata, addirittura loro si sono arrogati il diritto di chiamarsi la terza Roma, perché dopo la caduta di Roma e la caduta di Costantinopoli, loro si sono sentiti gli ultimi eredi dell'impero romano. È sempre stata una terra contesa, ecco perché la terra di mezzo. Ultimamente contesa da Occidente e da quello che è il cosiddetto blocco russo. Detto questo, io partirei subito facendo la prima domanda al generale Arnaud. E la prima domanda, secondo me, comincia già a farci capire effettivamente di cosa stiamo parlando. Quindi, perché si dice che l'Ucraina è Europa? Bene, intanto buonasera a tutti. Allora, perché l'Ucraina è Europa? Beh, intanto da un punto di vista geografico, nelle reminiscenze degli studi di geografia delle scuole medie, l'Europa viene definita come quella porzione di terre emerse che va dall'Oceano Atlantico alla catena dei Monti Urali. Quindi già da un punto di vista geografico si capisce che l'Ucraina ricade territorialmente in questi, diciamo, limiti estremi del continente europeo, per cui già da un punto di vista geografico sicuramente l'Ucraina si colloca nell'Europa. Ma l'Ucraina è anche Europa perché i contatti di quelle terre, i contatti di quelle popolazioni sono conosciuti fin dalla nostra antichità classica. Diciamo che la cultura e la storia dell'Occidente europeo ricade già dai tempi degli antichi greci e degli antichi romani. Ora, già a quei tempi i territori che buona parte dei territori che oggi fanno parte dell'Ucraina e che nell'antichità erano conosciuti con il nome di Grande Pianura Sarmatica erano conosciuti fin dai greci e dai romani. Persino Omero
persino Omero parla nelle sue opere di popolazioni che abitavano in quelle terre, che erano popolazioni indoeuropee, quindi popolazioni dello stesso ceppo delle popolazioni europee attuali, che erano gli Sciti, i Sarmati e i Cimmeri. Popolazioni che nomi che oggi magari evocano solo questioni mitologiche, ma che sono realmente esistite. Esatto, ai tempi di Omero, diciamo, della sua Iliade e Odissea, lui addirittura si parlava di queste popolazioni che vivevano nell'estremo nord del mondo conosciuto, circondate da quello che all'epoca veniva denominato il fiume oceano, cioè l'oceano, i mari venivano considerati come un unico grandissimo fiume che circondava le terre emerse del mondo conosciuto. Soprattutto i Cimmeri erano delle popolazioni che, secondo gli antichi greci, avevano un rapporto particolare con l'aldilà, con l'oltretomba. Si favoleggiava che nelle città dei Cimmeri ci fossero degli accessi che conducevano i vivi direttamente nel mondo dell'Ade, quindi a contatto con i morti. Questo per far capire quanto, diciamo così, quelle popolazioni avessero influenzato la mentalità e la religiosità degli antichi greci e quindi del mondo classico. Successivamente anche i romani ebbero contatti con le popolazioni di quelle terre. Tanto che intanto venne, diciamo che i romani erano arrivati a colonizzare le coste proprio della penisola di Crimea e del Mar d'Azov. Era stato costituito un regno che si chiamava il Regno del Bosforo, che era in realtà un regno tributario dell'Impero Romano, ossia i sovrani di quel regno, per poter regnare, dovevano ricevere l'approvazione prima del Senato e poi degli imperatori di Roma, che li nominavano, tant'è che i nomi di questi regnanti del Regno del Bosforo avevano, oltre al nome tipico delle popolazioni di quelle terre, anche di solito un prenome che era comunque un nome romano, un Caio Giulio XX, ma proprio per sottolineare il legame che le popolazioni di queste terre avevano con l'Impero Romano. I romani, che in quanto a strategia non erano secondi a nessuno, avevano costituito in quella che oggi, pressappoco nell'area dove oggi sorge la città di Sebastopoli, in Crimea, che è la più grande base navale della flotta russa del Mar Nero, in quell'area che era stata costituita una città che si chiamava all'epoca Chersoneso, anche lì i romani avevano messo la loro più grande flotta che operava nel Mar d'Azov e nel Mar Nero e che quindi fronteggiava l'impero dei Parti e, diciamo, poi successivamente l'impero, diciamo, venne a far parte dell'impero bizantino. Quindi questo per far capire quanto già dall'antichità classica quelle terre e quelle popolazioni avevano subito, ma avevano anche dato, diciamo, uno scambio di influenza culturale. Non dobbiamo dimenticare che, proprio come accennava prima Renzo Giusto, la Terza Roma, perché poi successivamente ai romani quelle terre vennero conquistate, colonizzate dalle popolazioni del nord Europa, che noi siamo soliti contraddistinguere con il nome di vichinghi. In realtà loro erano le popolazioni dei norreni, che, sfruttando i grandi corsi d'acqua che attraversano la pianura sarmatica, erano arrivati navigando fino al Mar d'Azov, al Mar Nero, e avevano costituito un principato potentissimo che si chiamava la Rus di Kiev. Quindi avevano fondato questa città, Kiev. L'appellativo Rus vuol dire, nella lingua vichinga nordica, vuol dire remo, questo per sottolineare la provenienza dei fondatori, appunto, da questo popolo di navigatori, molto spesso pirati, e avevano costituito questo grosso principato che si era incontrato ma anche scontrato con l'impero romano d'Oriente, quindi con l'impero bizantino.
Quando Mosca era ancora un villaggio sconosciuto, Kiev era già la capitale di un principato importantissimo. Dalla capitale di questo principato, nel 980 d.C., partì l'evangelizzazione e la colonizzazione cristiana di tutte le terre che oggi sono terre russe, bielorusse, ucraine e via di seguito. Quindi, come vedete, voglio dire, gli influssi, gli scambi tra le popolazioni locali e il nostro mondo classico sono intense. Successivamente poi l'Ucraina venne smembrata nel periodo del 700-800 tra l'impero russo, l'impero germanico, l'impero austro-ungarico e venne ricostituita come nazione solo nel 1918 con la sconfitta degli imperi centrali e con il crollo della Russia zarista e quindi venne ricostituita questa entità statuale che poi già nel 1922 venne praticamente annessa dall'Unione Sovietica. A quel punto la storia dell'Ucraina ha seguito quella dell'Unione Sovietica fino al 1991, quando dopo il dissolvimento dell'Unione Sovietica nel dicembre del 1991 venne firmato il patto tra Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina che di fatto dissolveva l'ex Unione Sovietica e creava tre entità statuali indipendenti. Quindi dal 1991 poi l'Ucraina segue una storia di indipendenza purtroppo costellata da continui influssi ed ingerenze un po' dall'Occidente che cercava di avvicinare questa nazione verso il modello occidentale, dall'altro la Russia che ha sempre considerato l'Ucraina e gli ucraini come facenti parte della Russia e che quindi anche da un punto di vista politico hanno di volta in volta fatto in modo che salissero personaggi politici orientati verso l'uno, verso l'altro orientamento politico e questo chiaramente ha creato tutta una situazione di grande instabilità politica e che poi si è come dire, evidenziata soprattutto a partire dal 2014 in poi con la svolta della rivoluzione di Maidan e la conseguente secessione della Crimea e del Donbass fino ad arrivare alla guerra purtroppo dei giorni nostri. Quindi ecco perché l'Ucraina è Europa, perché è la sua storia è intimamente legata a quella del mondo occidentale. Ok, allora la Russia fa parte anch'essa geograficamente dell'Europa. Ma quali sono le caratteristiche della Federazione Russa? Il generale Serto sicuramente ci può essere utile, giusto? Sì, io intanto ringrazio tutti quanti i gentili ospiti di questa tavola rotonda. Io non voglio parlare di dettagli che coinvolgono la Federazione Russa, ma collegandomi un po' a quello che ha detto Mauro, che ha parlato di preistoria, no? Di quanti di quelle caratteristiche della Federazione Russa possono essere significative per cercare di comprendere questo periodo, che forse è la cosa migliore. E mi spiego. Intanto, per analizzare quello che è il comune sentire russo, dobbiamo collegarlo al proprio presidente. Questo presidente che è in carica da 22 anni, che si è alternato tra due cariche, quelle di capo del governo e quello di presidente della Repubblica, che all'epoca avevano anche un limite di mandato e che lui ha alternato l'una all'altra per rimanere sempre capo di se stesso fondamentalmente, fino al momento che gli è sembrato giusto cambiare le regole e rendere queste sue possibilità estendibile fino al 2037, quindi a vita praticamente. Si è autodeterminato capo di questa Repubblica a vita, quindi già incominciamo a capire che tanto Repubblica non è, ma assomiglia a qualche cosa di diverso. Ritornando ai tempi del suo insediamento,
dobbiamo comprendere, quantomeno per concetti, che cosa è stata la Russia nel periodo degli zar e poi la trasformazione Unione Sovietica e poi quello che è stato il disfacimento dell'Unione Sovietica per diventare la Federazione Russa stessa. La corrispondenza del periodo di Russia nel periodo zarista a quello dell'Unione Sovietica è quasi coincidente. Durante il periodo degli zar, praticamente la Russia si estendeva a una media di 100.000 chilometri quadrati all'anno, quindi già all'epoca fagocitava tutte quante le terre che c'erano intorno per ingrandirsi a dismisura, per arrivare alla massima estensione, che poi è stata quasi corrispondente all'Unione Sovietica, e che di fatto, quando prima citavamo anche la Russia è parte dell'Europa, è vero in parte, perché la Russia comprende non uno ma due continenti e praticamente si estende per la bellezza di 16 fusi orari. Ecco, questo ci fa capire che cosa aveva in mente il signor Putin quando, diventando presidente della Repubblica, sostituì vari presidenti che dai russi stessi, leggo perché io ho dei contatti in Russia e mi ha fatto specie sentire nominare così dei presidenti precedenti: Gorbaciov come un mollaccione, Yeltsin come un alcolizzato e Putin come colui che finalmente riporta la Russia al suo grande splendore. Questa ideologia di quello che sta succedendo in questi giorni nasce da 22 anni or sono. Nasce da un periodo di profonda crisi, da uno Stato che si era smembrato, che prima era stato grande, con la voglia di ritornare grande, con una serie di proiezioni economiche che l'hanno fatto diventare più grande e con una serie di passi che a fasi alterne, da un'iniziale dialettica, anche con la parte NATO, perché noi non ricordiamo, ma negli anni 2000 e prima ancora nelle guerre nei Balcani del 95 in Bosnia e 99 in Kosovo, la Russia è stata a fianco della NATO anche in quelle missioni di pacificazione di un'area che era profondamente colpita da crisi fratricida di etnie che si combattevano e che davano dei risultati che hanno raggiunto anche il genocidio. È ricorsa a Srebrenica qualche giorno fa. Quindi questa realtà praticamente si è trasformata fino a che non c'è stato il momento di poterla mettere in pratica. E anche il momento non è stato scelto a caso. Quando agli inizi di questa situazione di crisi qualcuno diceva non succederà mai, magari un'esercitazione, a noi militari, ma anche voi che militari siete stati anche per non tanto tempo, parlare di 200.000 militari ammassati da subito faceva pensare di non essere credibile come una possibile esercitazione. Tutto è stato fatto con cura, è stato preparato nel tempo, il tempo di inizio è stato scelto non a caso poco dopo il ritiro dell'Afghanistan e quindi nelle condizioni in cui gli Stati Uniti si sono dimostrati deboli, e praticamente anche nelle battute iniziali della crisi, non so se ricordate, il presidente Putin ha chiamato uno a uno tutti i leader europei con un duplice scopo: il primo di fare quanto ciascuno di loro potesse per evitare l'ingresso dell'Ucraina nella NATO, il secondo e più importante ancora era quello di dividere tra di loro tutti i leader europei. L'unico che non ha aderito a questo,
a questo scopo malvagio, tra l'altro, è stato il presidente Draghi, che era stato invitato il giorno prima dell'invasione e ha deciso di non andarci. Quindi, altre due parole da spendere nella considerazione che il popolo russo ha di quello che la presidenza sta facendo e racconta attraverso la sua propaganda. Cosa che a noi sembra quasi incredibile, però sebbene il trend di gradimento della popolazione rispetto al suo presidente sia in calo, attualmente viene dato all'incirca intorno all'85%, che a noi sembra una cosa ultra che bulgara, se vogliamo, fantascientifica. Ma perché? Perché dobbiamo considerare che il popolo russo, che è fatto in una certa minima parte di persone estremamente colte ed estremamente ricche, in una grandissima parte di persone poco abbienti e poco istruite, è da 25 anni che riceve il plagio totale che tutta una serie di mezzi di comunicazione di massa, governati ovviamente dalla propaganda centrale, trasferisce soltanto la verità del proprio presidente. Era caratteristico, non so se l'avete seguito, osservare che nei giorni dell'inizio della crisi c'era una famiglia che aveva il padre in Russia e la figlia in Ucraina. Il padre in Russia che sgridava la figlia in Ucraina, che mandava le fotografie dei massacri dicendo: tu non sai quello che stai dicendo, sono tutti figuranti, che è un po' ancora la strategia, no, della mistificazione che anche in questi giorni stanno tenendo. Eppure così, per 25 anni chi si è sentito bombardare soltanto da notizie monodirezionali che hanno caratterizzato quella sola verità, non fa fatica, ha un'impossibilità a credere a qualche cosa di diverso. Quindi io spero di aver dato qualche cenno di quello che è il feeling di quello che la Russia ha fatto, come si è trasformata, e quello che è il comune sentire del popolo russo in questo periodo, che ancora oggi considera il proprio presidente un grandissimo presidente che sta portando la Russia ai fasti del passato. Perfetto, quindi noi capiamo, Momo, che la propaganda ha una valenza incredibile in questo momento, no? O meglio, lo ha sempre avuto, ma oggi ancora di più. Però volevo spostare un po' il discorso anche su un altro diciamo aspetto che spesso volentieri viene tirato in ballo, che è quello dell'autodeterminazione dei popoli. Perché l'Ucraina non può decidere lei da sola, no, essendo uno stato sovrano, da che parte stare, con chi stare, con chi lavorare, no, di quale gruppo di stati fare parte, eccetera. Quindi io chiederei al generale Cosimato se lui potrebbe spiegarci bene questo concetto dell'autodeterminazione. Questa questione può essere esaminata da vari punti di vista. Se la si esamina esclusivamente dal punto di vista della legalità internazionale, è evidente che ogni Stato si deve autodeterminare. Se la si esamina da un punto di vista geopolitico, laddove l'autodeterminazione di uno Stato porta alla compromissione di un interesse vitale di un altro Stato, ne nasce un conflitto. Quindi, se l'Ucraina ritiene di dover togliere all'Unione, alla Federazione russa, l'accesso al mare, questi due aspetti hanno determinato quello che è successo. E si tenga presente che in questi giorni i polacchi e i baltici hanno detto che alla Russia va tolta l'enclave di Kaliningrad, che è l'accesso al mare nel Baltico. Quindi
che cosa, visto che ieri qualcuno ha voluto fare questa battuta, volete la pace o i condizionatori? Io mi pongo un dubbio: cosa è meglio, l'autodeterminazione o un conflitto sull'accesso al mare? Perché si potrebbe andare avanti in tanti modi. A mio avviso, la autodeterminazione è un concetto estremamente pericoloso, ed è pericoloso in Ucraina come nei Balcani, come a Taiwan, come nell'Ulster, come in Catalogna, come in tanti posti in cui, a Hong Kong, a Shanghai, in Alto Adige, però c'è un problema, se io che sono italiano vado in Alto Adige e non parlo tedesco avrò difficoltà a capire, se invece io sono, anzi non io, la badante romena di mia mamma mi ha detto che in Ucraina Zelensky non gli fa parlare il romeno, quindi la badante di mia mamma ce l'ha con Zelensky. La cosa mi ha lasciato perplesso, però pare che sia così. Quindi noi in Occidente stiamo diventando assolutisti. In questo caso, e questo è il punto centrale di questo conflitto, da una parte la Russia dice: è mio interesse vitale accedere al mare. Io ci sono stato a Sebastopoli, ci sono stato nel 2012, non so se c'eri anche tu in quel viaggio, e dovevamo studiare la campagna del 1854, del 1942, eccetera, eccetera. Io ho visto questa enorme flotta, quella russa del Mar Nero, e una, chiamiamola, flottiglia, che era quella ucraina. Ho detto: come fanno questi a stare vicini che non sono neanche alleati? E poi in effetti 2 anni dopo è andato tutto a scatafascio. Quindi questa guerra nasce sul principio di contrapposizione dell'autodeterminazione del Donbass e dell'accesso al mare da una parte, e dell'autodeterminazione dell'Ucraina. Da un punto di vista geopolitico sarà antipatica questa storia, ma l'Ucraina è un paese cuscinetto. Allora i diplomatici di tutti gli schieramenti devono trovare un modo per contemperare queste esigenze. E io sono piuttosto preoccupato quando sento che il nostro ministro degli esteri ha detto che noi diventeremo i garanti della sicurezza dell'Ucraina, perché vuol dire che a ogni stormir di fronde noi dobbiamo stare là. Non lo so se il signor ministro ha presenti i problemi di relazioni internazionali, operativi, logistici, eccetera, eccetera, che sottendono a questo problema. In questo momento abbiamo le forze per fare una cosa del genere? A me pare che noi si abbia 9 brigate di manovra. Una volta che abbiamo assolto a 3 funzioni, 3 brigate per ogni funzione, ci siamo giocati tutto. Quindi, ritornando alla domanda originaria, l'autodeterminazione è sempre una leva politica per scardinare una situazione. E non lo dico solo in relazione all'Ucraina, perché l'Ucraina dice: io devo autodeterminarsi rispetto alla Russia. Il Donbass dice: Lugansk e Donetsk si devono autodeterminare rispetto all'Ucraina, e tante altre situazioni, perché i moldavi sono diversi dai
dai romeni, ma parlano la stessa lingua, ma la Transnistria parla russo. Se si dovessero saldare Transnistria, Odessa, Crimea, Mariupol e Donbass, ci sono le premesse per una successiva guerra, perché l'Ucraina deve avere un accesso al mare. Io ne parlavo con un collega, il quale ha detto: speriamo che gli ucraini riescano a tenere Odessa, così almeno hanno qualcosa con la quale esportare le loro cose, perché comunque da questa situazione bisogna uscire, e non si esce con le dichiarazioni improbabili di questi giorni o delle settimane scorse. Quando io sento il Presidente degli Stati Uniti che dice Putin è un criminale, e poi il suo portavoce dice no, ma il Presidente parlava a titolo personale, rimango piuttosto perplesso. Ripeto, io non sono nessuno per criticare le persone che svolgono un ruolo politico, però l'autodeterminazione è un grimaldello pericolosissimo. Quindi prendiamo in considerazione, alla luce di ciò, un'altra richiesta che all'inizio è stata fatta ad alta voce. Non è stata fatta ad alta voce dal presidente, Zelensky. E comunque anche da quello che è l'opinione pubblica occidentale, no? Perché la NATO non muove un dito? Ma perché la NATO qui? Perché la NATO là? Attenzione, secondo me non è così semplice affrontare questo argomento, anche perché ci sono due motivi di base: A, l'Ucraina non fa parte dell'Europa; B, non fa parte tantomeno della NATO, quindi non è parte in causa. Se il generale Arnaud ci spiega effettivamente come funziona questa cosa, magari parlando anche dell'articolo 5. Allora, intanto c'è da dire che la NATO non è un'entità autonoma e decisionale a sé stante, ma la NATO è l'unione di 30 stati che inviano i loro rappresentanti nominati da altrettanti 30 governi nel Consiglio Atlantico, quindi tutte le decisioni che vengono prese dalla NATO non sono delle decisioni che nascono da un'entità autonoma, ma sono la conseguenza delle politiche decise dai 30 stati che ne fanno parte. Quindi la NATO dice: perché la NATO non interviene? Non è la NATO che non interviene, non intervengono i 30 paesi membri che ne fanno parte, perché la decisione politica non è quella di intervento. Perché? Perché se noi andiamo a vedere all'atto costitutivo della NATO, il famoso articolo 5 di cui tutti parlano recita delle cose ben precise e fanno anche capire come lo scopo di questa alleanza sia uno scopo esclusivamente difensivo nei confronti delle 30 nazioni che hanno firmato il trattato e che quindi ne fanno parte. L'Ucraina, non essendo una nazione firmataria del trattato né facente parte dell'organizzazione, diciamo così, è al di fuori delle competenze della NATO, perché l'articolo 5, lo vado a leggere, recita: nell'eventualità in cui si verifichi un attacco armato ad uno degli stati membri, in virtù di quanto ivi indicato, si stabilisce che ciascuna delle parti, quindi ogni stato facente parte dell'alleanza, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva, assisterà la parte o le parti attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Queste 10 righe di articolo ci dicono delle cose ben specifiche. Allora, uno,
La prima cosa, che deve verificarsi un attacco armato da parte di un'entità statuale o comunque un'entità estera nei confronti di una delle nazioni che hanno firmato il trattato. In questo momento non c'è questa condizione. Seconda cosa, ciascuna delle parti, quindi ogni Stato facente parte dell'alleanza, nell'esercizio della legittima difesa, assisterà la parte o le parti attaccate intraprendendo di concerto con l'azione che giudicherà necessaria, quindi non necessariamente deve essere un'azione armata, ivi compreso l'uso della forza armata. Quindi, nonostante la decisione della NATO, che comunque è una decisione che deve essere presa all'unanimità, quindi vuol dire che il parere dell'ultima nazione entrata nel consesso della NATO, che è la Macedonia del Nord, entrata nel 2020, vale quanto la decisione degli Stati Uniti. Va bene? Quindi, se su 30 nazioni una sola non è d'accordo, la NATO non può intervenire. Non è detto che ogni Stato debba per forza inviare un contingente militare, perché ci può essere la nazione che, anziché mandare truppe, può intraprendere delle azioni diplomatiche, può decidere di fornire un aiuto economico o comunque un aiuto industriale, quindi mandando armamenti ma non uomini. Quindi voglio dire, comunque le varie nazioni hanno una certa autonomia, pur nell'ottica di intraprendere delle azioni a difesa dello Stato aggredito, ma deve essere uno degli Stati membri aggredito, e inoltre per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Quindi l'Ucraina, il Mar Nero, il Mar d'Azov sono fuori dalla sfera di interesse dell'alleanza. Ecco perché la NATO al momento, anche da un punto di vista tecnico e legale, non è autorizzata a poter intervenire. Ok, e quindi qui abbiamo capito bene come stanno effettivamente le cose da un punto di vista proprio legale, organizzativo. Però la Russia continua a dire che si sente circondata. Se noi guardiamo il mappamondo, come si suol dire, cioè la Russia in realtà confina con la NATO per cosa? Il 16% del suo territorio, sì o no? Quindi quanto circondata può essere dalla NATO? Quindi è corretto fare la domanda, generale Sertto, se comincia a ridere. Sto già ridendo sotto i baffi, perché, cioè, ma poi glielo dico. Perché. Alla fine della fiera è vero che la NATO si può allargare così tanto e andare ad incidere effettivamente sulla sicurezza dello Stato russo? Allora, io tornerei sul sentire dei russi, no? È significativo il fatto che loro si sentano circondati, ma fra un po' saranno loro a circondare tutti gli altri, nel senso che dopo che si saranno riallargati quanto erano grandi all'epoca dell'Unione Sovietica, alla fine dipende dai punti di vista, no? Questa è una tematica che ha origine nella loro frustrazione. Chi è nato primo della classe più grande di tutti, nel momento in cui non mantiene questo primato, si sente minacciato dagli altri. Ma di fatto bisogna essere anche capaci di distinguere ciò che è vero da ciò che invece non lo è, no? E questo intanto è un fatto. E mi sembra di ricordare quando in periodo della seconda guerra mondiale i tedeschi avevano delle cartine dove l'Italia stava a testa in giù, perché la vedevano da Berlino. Dipende da che punto dobbiamo orientare il mondo. Se lo vogliamo girare dove ci pare a noi, alla fine va bene tutto. Allora possiamo anche accettare che la terra sia piatta e quante altre. Questa era una battuta, ovviamente. E l'altra considerazione sul termine allargamento. Poi arrivo sulla tecnica e sulla polpa. Allora, allargamento mi fa immaginare il termine allargarsi, no? Tu alla romana maniera ti stai allargando troppo. Ma non vuol dire niente allargarsi.
come giustamente il mio collega Mauro ha detto, intanto la NATO non è un animale feroce che si mangia tutti gli altri. E lui l'ha detto in altro modo, ma c'è una parola chiave che definisce il metodo decisionale, in inglese decision making process, no? È basato su una parola chiave, una sola, che è il consenso. Lui l'ha detto in altro modo. Si vota all'unanimità. Allora, lì distinguiamo anche quelle parole al vento che sono state dette, ma gli Stati Uniti si sono voluti mangiare tutta l'Europa dell'Est, hanno esagerato, ma non è così. Perché? Perché la NATO, adesso arrivò la polpa, dopo la caduta di Berlino, ha praticato una politica, quella che viene tecnicamente chiamata delle porte aperte. E di fatto ha accettato chi volesse entrare nel contesto di un'alleanza con le regole di quell'alleanza, e ha un preciso capitolo dedicato alla possibilità di allargamento. Siccome io poi non voglio sbagliare, ho portato il sacro testo del manuale della NATO che io ho frequentato nel consesso del NATO Defense College, che è la sua massima espressione dell'organismo, e praticamente questo capitolo inizia con questo paragrafetto, quattro righe. Le parti, quindi gli stati membri, adesso siamo arrivati a 30, come ha detto Mauro, eravamo partiti da 12 nel 49. Anzi, facciamo un cenno sugli stati membri. Le pietre dello scandalo sono stati non tanto i paesi baltici, come ci diceva un nostro amico, che sono entrati nel 2004, ma tanto la Romania, la Bulgaria e la Slovacchia insieme alla Slovenia, che sono entrate sempre nel 2004. Ovviamente queste immissioni, a chi alla sua mentalità contorta pensa che sia tutto suo da sempre, per discendenza divina, hanno dato fastidio. Ma quello è un problema del come la vogliamo vedere. E quell'articolo recita: le parti, cioè gli stati membri, possono, con accordo unanime, no? E quindi lo Stati Uniti no, ha deciso, da, no, tutte chiacchiere, invitare ad aderire al trattato ogni altro Stato europeo, altro vincolo, quindi non è che può invitare, che so, Israele, è in Europa, non ci risulta. Qualcuno voleva far provare nell'Unione Europea. E vabbè, ma quello vale tutto, se valeva anche la Turchia, vale pure... In grado di favorire lo sviluppo dei principi del presente trattato, poi lì vediamo quali sono i principi, e di contribuire alla sicurezza, quindi col principio del tutti per uno, uno per tutti, fondamentalmente, della regione dell'Atlantico settentrionale. Siamo ancora là, cioè nel senso, l'Atlantico settentrionale è la parte, no, occidentale. I principi sono la libertà, l'integrità territoriale, poi ci torniamo, la sicurezza, la democrazia, i diritti dell'uomo rispettati e lo Stato di diritto. Torniamo su quel principio, l'integrità territoriale, per arrivare proprio al casus belli, no? Mai come in questo momento è opportuno questo aggettivo. Ma se uno dei principi per l'eventuale ammissione dell'Ucraina, che non è mai stata in agenda di nessuno, nessuno ha mai provato che lo fosse, era che fosse rispettata l'integrità territoriale, e dal 2014 il Donbass è agitato, e non c'è questa integrità territoriale, poteva mai entrare o chiedere di entrare o essere invitata a entrare l'Ucraina nella NATO? E qui rispondiamo a tutte quante quelle allusioni di supporto a una certa ipotesi russa, e che secondo quella tesi
potevano venire come delle scuse. Penso di aver risposto. A proposito di scuse, il diciamo un altro aspetto fondamentale di cui si parla moltissimo è che di come tra l'altro abbiamo iniziato appunto parlando del mare d'Azov, dell'importanza di quelli che sono gli accessi al mare. Accessi al mare perché tutta quanta la zona che principale, che è contesa, praticamente fa più del 60% del PIL dell'intero Stato. No? E quindi lì tra l'altro ci sono vari terminal che arrivano. Quindi se il generale Cosimato ci spiega l'importanza effettiva, strategica anche, di essere il padrone di quel tipo di terreno. Allora, così come i colleghi, nell'ambito del corso di Stato Maggiore, del corso superiore, noi siamo stati indottrinati anche sulla arte militare marittima, dove un ammiraglio ci ha spiegato i concetti di linee di comunicazione marittime, controllo di queste linee e negazione di queste linee agli avversari. Quindi si tratta di sea lines of communication, sea control, sea denial. Quindi estendendo il concetto delle frontiere e includendovi quelle marittime, noi vediamo che la Russia in realtà va a confinare, a collidere con un sacco di nazioni e un sacco di linee di comunicazione marittime. Ovviamente per la sua struttura pur transcontinentale, la Russia ha una parte settentrionale di mari attraversati da poche linee di comunicazione perché è il mare Artico, ha il suo accesso all'Oceano Pacifico. In Europa ha questi due punti nevralgici che sono, come dicevo prima, l'accesso al Mar Baltico e l'accesso al Mar d'Azov, Mar Nero. E è evidente che l'interesse russo e l'interesse ucraino collidono, quindi bisogna trovare una soluzione diplomatica per fare in modo che ciascuno dei due abbia la sua porzione di accesso al mare, perché se lo si lascia decidere alle armi si pongono le premesse per future tensioni e nuove guerre. Ripeto, io ho visto a Sebastopoli una enorme flotta del Mar Nero. Le navi russe sono a controllare le linee di comunicazione nel Pacifico, nel Mar Baltico, nel Mar Nero, nel Mar d'Azov, nel Mar Mediterraneo. È notizia di questi giorni. Quindi una potenza transcontinentale come la Russia, così come gli Stati Uniti che fanno la stessa cosa, così come la Cina che lo fa in maniera non ancora così evidente, non possono rinunciare a questo interesse vitale. Quindi dire no, ma la Crimea è ucraina, oppure come dicono gli ucraini, oppure l'Ucraina non esiste, come dicono i russi, sono due modi che non vogliono trovare una sintesi sul terreno. Le vie di comunicazione sono essenziali alle economie di tutti, quindi non si può fare diversamente. Ognuno deve avere un suo accesso al mare, altrimenti staremo sempre da capo. Allora, questa cartina fa vedere quali sono praticamente le vie
distribuzione delle risorse petrolifere e delle risorse gas. Finiscono tutte effettivamente sul mare alla fine della fiera. Certo. No? Perché? Perché chiaramente da qui partono tutte quante le varie petroliere, no? E partono tutte quante le varie interconnessioni tra gli stati. Quindi non solo partono, arrivano anche. Questa qui è la zona appunto più critica di tutte, no? E qui si riesce anche a capire perché tutta la parte bassa, quindi quella del Donbass e fino alla Odessa. Esatto, fino a Odessa e quant'altro, qui si può essere veramente diciamo su un campo minato economico, no? in tutte le sue sfaccettature. Però per arrivare a controllare queste zone, le forze in campo effettivamente ci sono o non ci sono? Secondo me no, dal punto di vista occidentale. Cioè in questo momento, a mio avviso, la Federazione Russa è lo Stato che ha la possibilità di svolgere operazioni convenzionali con un livello di forze molto ingenti che storicamente ha sempre avuto, ed è e questo è un fatto innegabile. Se gli Stati Uniti per primi e le altre nazioni occidentali non hanno voluto montare un'operazione di peace and forcing, come si dovrebbe chiamare, è solo perché richiede un livello di forze che all'Occidente non ci sono e che comunque avrebbero portato e porterebbero senza dubbio alla terza guerra mondiale. E qui si apre un altro scenario allora, ma le armi nucleari verranno utilizzate o meno? Beh, questa è, come dire, bisognerebbe avere la sfera di cristallo. Certo è che la dottrina sull'impiego delle armi nucleari ovviamente è nata dopo, al termine della seconda guerra mondiale, quando le armi nucleari ebbero il loro primo palcoscenico con le esplosioni di Hiroshima e Nagasaki. E chiaramente la dottrina d'impiego ha subito diciamo delle variazioni nel corso degli anni in base a chi fosse la potenza che in quel momento le deteneva. All'inizio le armi nucleari erano appannaggio esclusivo degli Stati Uniti d'America, e quindi gli Stati Uniti d'America avevano ipotizzato la cosiddetta dottrina della risposta massiccia, ossia in caso di attacco al continente europeo o di attacco agli Stati Uniti da parte di forze convenzionali dell'Unione Sovietica, loro subito all'inizio avrebbero intrapreso il più avanti possibile l'impiego di armi nucleari per bloccare l'afflusso di forze convenzionali. Quando poi anche l'Unione Sovietica si riuscì a dotare di armamenti nucleari, è chiaro che questa dottrina doveva, gioco forza, essere cambiata. E quindi si passò dalla risposta massiccia e dalla difesa avanzata, come si diceva, alla risposta flessibile, ossia si ipotizzò che l'impiego di armi nucleari da parte occidentale, essenzialmente gli Stati Uniti e poi anche Francia e Inghilterra e Gran Bretagna, che ne avevano comunque il possesso, si sarebbe impiegato solo in caso di impiego iniziale da parte avversa. Ora è chiaro che la dottrina di impiego delle armi nucleari della Federazione Russa ha mutuato quello che fu l'impiego, la dottrina di impiego dell'Unione Sovietica. Ora, tenendo conto che, supponiamo, e io sono personalmente convinto, insomma, che non siamo nelle mani di personaggi, per quanto, diciamo così, assetati di un potere, ma che siano degli irresponsabili, tenendo anche conto che comunque la decisione di impiegare le armi nucleari non discende da una sola persona, che è comunque il presidente
della Federazione Russa, ma deve esserci anche le famose tre chiavi in possesso del Presidente, del Ministro della Difesa e del Capo di Stato Maggiore. Quindi diciamo che quantomeno dovrebbero essere tre le entità che dovrebbero concordare sull'impiego di queste armi nucleari. Si tenga inoltre conto che da sempre tutti sanno che queste armi sono delle armi i cui effetti non sono mai calcolabili al 100%, perché un'esplosione nucleare, così come un'esplosione chimica, gli effetti possono variare tantissimo al mutare delle condizioni, per esempio meteorologiche, in cui sono avvenute, perché la densità dell'aria, la consistenza del terreno, la direzione, l'intensità del vento, sono tutti fattori che creano una percentuale di impossibilità nel riuscire a calcolare un effetto preciso. Quindi si sa che chi impiega le armi nucleari potrebbe anche rischiare di essere coinvolto esso stesso dagli effetti di queste armi. Quindi io ripeto, secondo me, e inoltre la situazione sul terreno delle forze contrapposte, diciamo, cioè i russi, è vero che hanno iniziato un'operazione pensando di concluderla in pochi giorni e invece sono stati loro inaspettatamente bloccati da una resistenza ucraina assolutamente non prevista. È vero che al momento non sono in grado, si stanno riorganizzando per cambiare in parte la gravitazione delle forze, che adesso sembrerebbe concentrarsi più sul Donbass e sulla Crimea e sulla fascia costiera. Però diciamo che gli ucraini non sono nelle condizioni di poter creare una controffensiva generale che possa rovesciare il fronte e quindi minacciare la Russia. Per cui diciamo che questo impiego, per quanto teoricamente possibile, lo ritengo altissimamente improbabile. Questo per cercare di tranquillizzare un po' il comune sentire. Allora, in parte abbiamo già imboccato la strada di dove vi volevo condurre, cioè sulla valutazione della situazione attuale sul campo. Questa cartina qui è la cartina del cosiddetto primo giorno 1, del primo giorno. Quindi con i primi movimenti e i primi target che si erano dati i russi. Adesso la situazione, appunto, come diceva il generale Arnaud, è decisamente mutata, anche le strategie sono mutate. Quali sono le considerazioni che si possono fare allo stato dell'arte oggi, effettivamente, su quello che stiamo vedendo sul campo? Chi vuole rispondere? Posso io? Certo. Sì, sì, così facciamo il domandone, questa cosa tecnica. Praticamente i russi, i nostri colleghi russi, si sono dimenticati come si fa la guerra. In pratica loro, in barba a tutti i concetti che in tutto il mondo ormai si sono sperimentati e contraddicendo se stessi, cioè negando quello che volevano fare e che hanno detto di voler fare, cosa hanno detto? No, non è una guerra, è un'operazione speciale. Cioè, l'operazione speciale, una delle caratteristiche è la velocità. Nel termine operazione si sono anche un po' rifatti alla blitzkrieg, alle avanzate veloci dell'esercito germanico della seconda guerra mondiale. Ma magari ci fosse stata soltanto l'involuzione alla seconda guerra mondiale, che è già un passo indietro di non poco conto. Questi signori che hanno dimenticato tutto questo, hanno raccontato una cosa e ne hanno fatto un'altra. Cosa hanno fatto? Hanno cercato di invadere, di occupare uno stato sovrano, vabbè, ne abbiamo già parlato, su una fronte di 1800 chilometri. Cioè l'hanno invasa da sei lati, no? Contemporaneamente, disperdendo delle forze in una maniera scientifica che neanche uno a volerlo fare apposta poteva fare di peggio. E così hanno sottovalutato anche l'avversario, che è uno degli errori più drammatici quando uno incomincia a voler fare la guerra a qualcun altro.
Tant'è vero che uno dei primi passi della pianificazione militare è il nemico. Studiamolo bene per cercare di non sbagliare e cercare di capire come è fatto veramente. Che cosa è successo? Che il nemico era stato sottovalutato, che loro non hanno applicato, come giustamente ha detto, termine tecnico, la gravitazione, non hanno esercitato, adesso continuo a parlare tecnicamente, che non è che poi alla fine, lo sforzo principale, cioè non hanno concentrato tutte le loro forze in un'unica direttrice d'attacco per arrivare all'obiettivo che si erano prefissi, più importante tra quelli che erano i loro obiettivi, verosimilmente Kiev, e non sono riusciti a conquistare niente. Hanno avuto perdite ingenti, si parla di una 15.000 morti nell'esercito russo, che tra l'altro stanno cremando per non far arrivare alle madri di quei poveri ragazzi le evidenze delle loro sconfitte. Questa è una cosa, no? Che già ci si rende conto di che cosa stiamo parlando. E dopo un certo tempo hanno accusato queste perdite, quindi hanno dovuto necessariamente riordinarsi. Tra l'altro loro non hanno la politica del ricondizionamento delle unità che hanno perso parte della capacità offensiva o operativa. Hanno nella loro dottrina esiste la sostituzione, cioè loro usa e getta, no? Questo non ha funzionato, lo prendiamo, lo buttiamo, ne prendiamo un'altra. Il problema è che loro hanno già impiegato l'85% del loro esercito, perché il potenziale della Federazione Russa è vero che è più ampio, ma è più ampio in altre cose, non in truppe di manovra. E quelle altre cose che non hanno utilizzato sono basate su giovani di leva, su giovani russi, e sono posizionati in posti che non possono sguarnire. Quindi adesso che cosa stanno facendo? Stanno riconcentrando tutte le forze, verosimilmente per portare almeno a casa qualcosa, quello che hanno professato essere del loro interesse, la liberazione, la denazificazione del Donbass, per cercare di ottenere qualche uno degli obiettivi che si erano prefissati. Nel frattempo però stanno cambiando un po' le cose. Non so se avete sentito, all'inizio c'era un grande dilemma: come facciamo ad aiutare gli ucraini? Gli ucraini li aiutiamo con i giubbotti antiproiettile, è più difensivo di così, no? Poi hanno detto sì, però i sistemi missilistici antiaereo e anticarro, alcune armi, alcune munizioni, adesso siamo passati che alcuni stati li stanno fornendo anche carri armati. E battuta di ieri, gli Stati Uniti hanno detto: tanti carri armati russi saranno schierati e ciascun carro armato noi forniremo all'Ucraina 10 sistemi missilistici per abbatterli. Quindi questa battaglia finale, vogliamo chiamarla, potrebbe essere significativa. Non voglio usare risolutiva perché di opzioni ce ne sono molte. Potrebbe funzionare e quindi qualcuno porta a casa qualcosa di più, e alla fine con questo qualcosa di più si dovrebbe essere indotti a venire a patti, almeno si cristallizzano delle posizioni vincenti per poter guadagnare negli accordi del fine conflitto, o si viene respinti con perdite. E quindi magari anche lì potrebbe essere gioco forza, una necessità arrivare a più miti consigli, oppure quella che dal mio punto di vista personalissimo è la peggiore delle ipotesi: continua la situazione ad essere stagnante, come si dice anche in termini economici, e perdurare nel tempo. E quella è la situazione non solo per loro, ma anche per noi dal punto di vista economico, potremmo allargare il campo a tanti altri bei concetti, la situazione peggiore. Non so se sono riuscito un po' a rispondere. Allora, io adesso vorrei avere qualche commento da parte del professor Cerino Badone, che tra le altre cose è uno studioso di geopolitica ed ha insegnato alla Scuola di Applicazione di Torino.
quello che immagino lo conoscete bene. Quindi, secondo te, a che punto siamo? Siamo in botte acqua, questo chiaramente, ma siamo nel punto in cui la politica cessa di parlare e le risposte necessariamente le deve dare il campo di battaglia. Direi che più siamo in una situazione ben definita da Clausewitz nel suo Della guerra. In questo momento qualsiasi trattativa futura, qualsiasi scenario di tregua, cessate il fuoco, sarà condizionato da quello che il campo di battaglia dirà nei prossimi giorni, penso, mi auguro, spero, e in maniera abbastanza veloce, anche perché lo scenario di una guerra stagnante, visto che cosa ci insegna questa guerra del 2022 in Ucraina, che dal punto di vista tecnico-tattico-militare abbiamo assistito a un enorme conflitto di attrito, prima ancora che di manovra, si voglia anche la scelta, secondo me, scellerata di chi ha pianificato questa operazione nel decidere di invadere quel tipo di territorio a fine febbraio, quando sappiamo bene, già da memoria della Seconda Guerra Mondiale, che lo scongelamento, la rasputisa, come si dice in dialetto russo, condiziona le manovre. Infatti le colonne di battaglioni tattici multiarma russi correvano sulle strade e non pochissime operazioni off-road, che di fatto hanno favorito enormemente la difesa, oltre a tutta la massa di informazioni che l'intelligence occidentale naturalmente ha fornito agli ucraini, perché potremmo fare una discussione specifica su quello che è stato l'attacco russo a Kiev e sul perché questo attacco è fallito, ma non voglio entrare nel merito della faccenda adesso. Detto questo, il campo di battaglia dirà chi tratterà da una posizione di forza e chi no. Io sono molto spaventato da alcune affermazioni che stanno avvenendo in questi giorni. Prima quelle che avete citato voi degli Stati Uniti, che risponderanno di fatto con un'escalation di armamenti nei confronti dell'Ucraina. Il primo ministro Johnson ieri dichiarava che l'end state politico militare per quello che riguarda l'Occidente deve essere la sconfitta militare della Russia, e qui direi gulp, perché non dimentichiamo che oltre all'indice di gradimento che il presidente Putin ha in Russia, e posso confermare attraverso anche le mie fonti quello che ha detto lei, siamo nell'ordine dell'oltre l'80% della convinzione che i russi hanno dell'ottima azione del loro presidente e della volontà di denazificare l'Ucraina, preso che loro considerano di fatto governato da una realtà del tutto simile a quella che poteva essere la Germania del Terzo Reich. D'altro canto non dimentichiamo che il popolo russo ha nei confronti della rodina, quindi della madre patria, concetto molto, sono molto attaccati a questa realtà, quindi il sentirsi minacciati, aggrediti dall'Occidente, anziché disgregarli, che poi alla fine è anche uno degli obiettivi, ahimè, dell'Occidente, su questa cosa non dobbiamo nasconderci dietro un dito, non fa altro che cementificare la loro voglia di continuare a combattere. E a questo punto, avendo a mente la dottrina russa, io sono molto spaventato, visto che per loro, soprattutto quando devono giocare in difesa, l'opzione atomica non è un'opzione. Cioè, non a caso, altra cosa che mi fa drizzare i pochi capelli che ho in testa, l'idea di volere occupare l'exclave di Kaliningrad, l'antica Königsberg, manu militari, non dimentichiamo che è una delle zone più nuclearizzate d'Europa, cioè la maggior parte della deterrenza atomica, definiamola di medio potenziale russo, è concentrata lì. Ma perché è concentrata lì? Perché è un'assicurazione sulla vita che loro mettono, non provateci, anche perché noi stessi l'abbiamo dichiarato, ormai il main effort della NATO è la difesa di questo varco, di questo spazio che c'è tra il confine bielorusso e l'exclave di Kaliningrad, il varco di Suwalki, che riprende la vecchia soglia di Fulda della guerra fredda. Bene, siamo tutti lì. Ora, da un punto di vista geopolitico, che analisi date? Io, ripeto, sono veramente esterrefatto dal fatto che siamo arrivati a questo conflitto. Sicuramente la colpa è chi è entrato in casa d'altri, è chiaro, questo è innegabile. Certo è che
sono anni che comunque, anzi devo dire che anche la volontà è dichiarata della Presidenza degli Stati Uniti di dichiarare in un discorso ufficiale, perché il Presidente degli Stati Uniti può parlare così da un punto di vista personale, ma rimane sempre il Presidente degli Stati Uniti, di un cambio al vertice della Russia. Cosa vuol dire un cambio di vertice in Russia? Vuol dire disintegrare un paese, perché Putin, noi lo definiamo lo zar o una sorta di dittatore ex sovietico, in realtà poi alla fine è un amministratore delegato di un enorme condominio. Eliminare un amministratore delegato come quello vuol dire veramente disintegrare un'enorme realtà come la Repubblica Federale Russa. E a me devo dire che questa guerra, più che anche i nostri obiettivi, definisco nostri in quanto Occidente, obiettivi geopolitici, ammesso e non concesso che siano questi, perché poi a un certo punto dovremmo anche dichiarare esattamente cosa vogliamo, perché lo sapete bene, ci deve essere sempre un end state alla fine di un'operazione. Qual è? Se l'end state è effettivamente cambiare il vertice al Cremlino, sono molto, non solo molto scettico, ma anche molto spaventato. E questa guerra non diventa più una guerra simile a quella che ha aperto Napoleone Bonaparte nel 1812, o che abbiamo fatto anche noi come Regno di Sardegna nel 1854-55, ma diventa veramente una guerra per la distruzione della Repubblica Federale Russa, esattamente come è avvenuto nel 1919, quando abbiamo tentato di distruggere la nascente Unione Sovietica, o peggio ancora quella del 1941, perché di fatto alla fine quello era l'end state delle forze dell'asse. Ottima l'analisi che lei ha fatto, a mio modo di vedere, sul problema degli sbocchi al mare della Russia. Il problema è legato tutto al confronto tra una potenza che non è una potenza navale e il confronto con le talassocrazie occidentali. Inghilterra e Stati Uniti sono delle potenze navali, e la storia mondiale è tutta giocata, se vogliamo, tra la volontà di alcune potenze come la Russia, in questo caso, di contendere il dominio dei mari. Sparta contro Atene, poi possiamo parlare nuovamente dell'impero francese di Napoleone contro la Gran Bretagna, la Germania imperiale nel 1914 e di nuovo il Terzo Reich successivamente, per poi passare all'URSS, che nuovamente ci ha riprovato durante la guerra fredda. Se non altro per tenere insieme quella sorta di ghetto in cui si era relegata dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con un'unica sortita che hanno tentato in grande stile, che in Afghanistan, che l'ha di fatto fatti precipitare in un abisso senza fine, che di fatto è stata la loro condanna a morte alla fine della loro esperienza afghana. Come percepiscono l'Ucraina? E allora, certo, sicuramente la scelta di un paese di appartenere a un'alleanza piuttosto che non a un'altra è un esercizio sia discrezionale che insindacabile di sovranità. Però attenzione, perché già alla fine del XVII secolo, quando il mondo, soprattutto l'Europa, era una bella polveriera e si discuteva accanitamente su chi avesse il diritto di fare guerra oppure no, quella che veniva chiamata la libido imperi, cioè io aggancio alla mia rete di alleanza un paese che è percepito da un altro paese come una minaccia, può diventare causa di giusta guerra. Quindi attenzione, perché effettivamente non dico dire che l'Ucraina diventerà la NATO, ma anche solo far sventolare l'ipotesi che abbiamo visto a che razza di grosso pasticcio si è innescato. Infine, è veramente, secondo me, molto significativo il fatto che ci sia un grande assente in tutta questa vicenda, che è l'Europa. Noi che idea abbiamo di noi stessi? A me sembra veramente, ma questi sono giudizi personali che si possono criticare e stroncare, però mi sembra effettivamente un importante, parlo di livello europeo, una importante abdicazione di sovranità europea nei confronti di quelle che sono delle faccende di fatto che hanno un impatto
estremamente drammatico sul nostro continente, che nel giro di poche settimane si è trasformato in un campo di battaglia militare ed economico. E sappiamo bene che questo campo di battaglia economico ci sta veramente, soprattutto noi italiani, o comunque la nostra economia nazionale, sta effettivamente mordendo duramente il nostro, appunto, equilibrio fiscale, monetario, economico. Chi fa l'imprenditore in Lombardia lo sa bene di cosa sto parlando in questi periodi molto difficili. Guardate solo l'aumento drammatico delle fonti energetiche. Ecco, sicuramente possiamo dare una, l'unico, dal punto di vista, ecco, di giudizio di storico, possiamo dire semplicemente una cosa al momento, che c'è una data prima e dopo questa guerra. Il vaso di Pandora è stato aperto e vedremo cosa sarà, appunto, del futuro. Spero vivissimamente che, appunto, si arrivi il prima possibile a un accordo tra le parti al fine di terminare, appunto, questo scontro. Allora, diciamo che dopo il cannoneggiamento dell'artiglieria, poniamo i nostri relatori al fuoco della fanteria, quindi se ci sono domande tra il pubblico, Marchesi ovviamente. No, solo, vai. Solo domande difficili. Solo domande difficili. No, le domande sarebbero molteplici, perché veramente emergono tante domande da una situazione che ha tante incognite, sia sul futuro ma anche sul giudizio del passato. La mia sensazione di umile cittadino normalissimo in questi ultimi 10 anni, che sembra che si stia quasi attuando, era la sensazione della volontà, e probabilmente, spero di dire una fesseria, ma ero stato a San Francisco, sono tornato indietro, ho parlato, mio cugino è americano, ho sentito, cioè da una serie di situazioni ho avuto in questi ultimi 10 anni l'impressione che potesse maturare una situazione geopolitica per cui, come se l'Europa incominciasse a dare fastidio e si potessero verificare dei fatti in cui la stessa Europa potesse localmente diventare sede di qualche guerra, affinché venisse spazzata via, almeno per un certo periodo, anche dal punto di vista soprattutto economico, da queste due grosse potenze che stanno emergendo. Una c'è già, che sono gli Stati Uniti d'America, e l'altra è l'Asia. E questa povera vecchia Europa che fa fatica ad assemblarsi come dovrebbe, in ritardo su tutte le tabelle di marcia, a un certo punto venga proprio spazzata via dal punto di vista economico-politico. Voglia Dio che questo sia solo una mia sensazione terrificante, e in seconda analisi invece su quello che sta succedendo, io mi chiedo, sto seguendo molti dibattiti televisivi, alcuni veramente agghiaccianti, altri più seri, non si sa bene a chi dare retta, ci sono tanti specialisti, ognuno dice la sua, anche competenti di carattere militare, eccetera. E uno mi ha colpito perché qualche giorno fa faceva riferimento alla situazione gestionale dei generali russi che non comunicano tra di loro. E mi è venuto in mente una conferenza, dico, ma non è possibile. Mi è venuto in mente una situazione che avevamo con Cimino, non mi ricordo se sulla guerra, sulla grande guerra. Dove evidenziava il fatto che allora, per motivi di aristocrazia, di tradizione loro, c'erano i generali che non sapevano comunicare tra di loro, ma anzi addirittura sul campo si facevano dei dispetti perché ognuno aveva l'orgoglio di portare a termine il suo schemino particolare. Sentendo questo esperto militare che faceva notare questa cosa, e dico, ma se è vero, non so se ridere, dico, ma questi sono impazziti. Poi appunto il non aver il non, c'è qualcosa che mi sfugge.
Cioè, ma è possibile che siamo così imbecilli che l'esperienza oltretutto di un ex territorio sovietico, con tutta l'esperienza che le truppe dell'asse hanno avuto proprio nel territorio, i nostri, nel territorio ucraino, il fango, tutte queste cose qui, questi entrano nel periodo climatico più sbagliato, sono obbligati a andare su queste strade dove non possono spostare i carri armati, dove gli ucraini li aspettano e fanno una strage terrificante perché hanno fatto un casino. E quindi questo genera probabilmente degli odi, cioè c'è un'escalation poi nel soldato che se non è sufficientemente preparato scatena l'ira di Dio. Io mi chiedo, ma dai, adesso che l'esercito si sposta nella zona probabilmente per andare sul punto e cercare di portare entro il 9 maggio un risultato degno di nota, ma che cosa combineranno lì? Secondo voi si lasceranno andare a cose terrificanti sul piano dei civili, eccetera, e quindi se uno abita lì è meglio che tappi subito il prima possibile. Come la vedete una situazione, una variabile di questo tipo? Ok, chi vuole rispondere? Io premetto delle considerazioni di carattere tecnico. Da un punto di vista delle caratteristiche, questa è la prima guerra effettivamente ibrida. Quindi stiamo parlando di un conflitto che si sviluppa contemporaneamente a livello di operazioni convenzionali, a livello di operazioni non convenzionali, sul piano cibernetico, sul piano mediatico. Per esempio, io ho letto molte analisi e concordo con chi dice che, fino a prova contraria, quello che apprendiamo sui media è falso, di qua e di là. Lo dico con la massima chiarezza. A volte poi si sentono delle cose che sono veramente incredibili. Se io sento dire che Putin deve essere processato, vado a vedere come ha fatto il Tribunale Penale Internazionale e scopro che non aderiscono gli Stati Uniti, la Russia, l'Ucraina, la Turchia, la Cina, eccetera. Cioè, noi qui stiamo parlando del nulla, non c'è giurisdizione. Quindi questi come elementi di scenario. Poi c'è un altro fatto che nessuno vuole dire: questa guerra è tra gli Stati Uniti e la Russia, ma in questi giorni è uscito fuori che il capo della CIA è andato da Zelensky, poi è andato da Putin, poi il capo di Stato Maggiore Interforze americano a dicembre era in Ucraina. Cioè, questo conflitto ha degli elementi che i media non trattano, non dicono, o che trattano di sfuggita. Io con molta sorpresa ho sentito dire un giorno che i satelliti di ricognizione americani svolgono attività a favore degli ucraini. È chiaro che tutto quello che sentiamo dire del confronto russo-ucraino è parziale. Quindi, innanzitutto, evidentemente, in questo conflitto, da un punto di vista tecnico, sono state usate armi nuove, questi famosi droni. Nella fase che arriverà, molto probabilmente, i russi dovranno tenere conto di queste cose. È chiaro che dovranno fare questo accidente di gravitazione. Voi immaginate che quando noi andavamo alla scuola di guerra, l'insegnante di tattica ci diceva: voi dovete gravitare a destra o a sinistra o al centro, se no scusate la volgarità, la cattedra gravita sul di dietro, sul nostro. Parlavamo dal punto di vista degli studenti, e quindi riprendo un concetto
che... Tu l'hai fatto per sollevare l'attenzione dell'ordine. Quindi che... lo perdonino. Non, il famoso Padulo. Il famoso Padulo. Quindi, adesso che i nostri superiori ascolteranno la registrazione, è stato lui. Non c'è dubbio. Quindi, che succede? Che questa cosa sta andando avanti in una maniera abnorme. Noi abbiamo addirittura dei decisori politici che sulla base di notizie di stampa decidono pacchetti di sanzioni. Quello delle sanzioni poi è un altro problema. Per cui io purtroppo debbo condividere la sensazione di chi è spaventato. Dopodiché i russi sono duri, se hanno detto che che vogliono l'Ucraina, secondo me presto o tardi se la prenderanno, o comunque si prenderanno quello che ritengono sia più importante, senza ripetere quello che abbiamo detto in tema di accesso al mare. Prego. C'era un'altra domanda. Volevo fare qualche provocazione. No, colgo l'ultima ipotesi che ci sia un conflitto tra, ma sarebbe evidente, tra la Russia da una parte e l'America dall'altra, questo sarà Sandir. Poi ci sono due vasi di coccio. Il primo vaso di coccio piccolo è l'Ucraina. Il secondo vaso di coccio un po' più grande, a mio parere, sono soltanto un ufficiale, poverino, un tenente, degli anni, la piccola scuola di guerra che mi ha fatto fare a Roma è pochissima. Il buon senso lo possono avere tutti. Grazie, sì, però faccio l'architetto, uno che costruisce, uno che butta giù le case. Vabbè, facevo. Comunque, l'altro vaso di coccio è questa benedetta Europa, che è una polverizzazione di opinioni e l'incapacità di stare insieme. Quello che cerco di capire è perché diavolo il signor Putin a un certo punto pensa di fare un'operazione come quella di Crimea, dove in un lampo se la sono magnata senza che nessuno abbia alzato un dito dicendo qui basta, sanzioni e compagnia bella, e probabilmente pensava di fare un'operazione veloce portando forse il confine, se non in tutta l'Ucraina, che era grande, cioè, non è se è grande come l'Italia, forse un po' di più. C'è una superficie, hai voglia di invadere una roba del genere? Cioè, perché in fondo la Russia sono 300 milioni di persone, l'Europa è 500 miliardi, voglio dire, in termini di popolazione, quindi della possibilità di foraggiare o di mettere in campo tanti soggetti armati non è così facile, visto che cos'è la dimensione dei confini che ha verso, diciamo, l'Asia del sud, chiamiamolo così, perché anche lì avranno dei problemi, no? Avranno con l'Afghanistan, con la Cina, con l'India, perché si fa fretta a fare pappa e ciccia con la Cina, ma con l'Ussuri, vi ricordate che avevano dei problemi, quindi dai buoni tempi dell'Unione Sovietica. Allora, pensava forse di allargarsi, di portare a casa qualcosa, perché c'è un po' di consenso che all'interno dell'82% giù di lì stava sentendo una erosione, e quindi con questa operazione di forza, forse come molti hanno cercato di fare nel passato, con un'operazione bellica e risultati da portare in casa, aumentare quel consenso che magari poteva anche essere utilizzato contro l'opposizione interna, cioè questa è un po' la spiegazione, se no non mi spiego, se arriva al Dnieper facciamo una bella Ucraina dell'occidentale e una bella Ucraina orientale. Ecco, questo potrebbe essere il sogno del signor Putin. Non so. Posso dire, così per dare una risposta, o almeno tentare di dare una risposta, è chiaro che quali fossero i veri obiettivi strategici che l'operazione si prefiggeva, possiamo solo, come dire, fare delle ipotesi. Allora, però, dal mio punto di vista tecnico-personale, secondo me è chiaro che qualcosa è stato sbagliato. È stato sbagliato nei concetti fondanti di questa operazione, perché secondo me intanto tutti i sacri testi di tattica, diciamo, a livello mondiale dicono che
di solito un'operazione offensiva deve essere condotta con un rapporto di forza ottimale di 3-1. Allora, se noi teniamo in considerazione che l'Ucraina ha, diciamo, come forze armate attive in servizio alle armi circa 250.000 persone, con circa 2.500 carri armati, insomma, una bella, è chiaro che 170-190.000 uomini delle forze armate russe schierate all'inizio dell'operazione erano un po' pochine, perché non rispettano sicuramente questo rapporto di 3-1. Seconda cosa che è stata secondo me sbagliata, cioè quello di sparpagliare queste forze in almeno 5 o 6 direttrici d'attacco che sono state portate avanti praticamente in contemporanea. Allora, quali erano gli obiettivi strategici? Allora, si può supporre che l'obiettivo strategico più grande che si potesse pensare Putin o la Russia era che arrivare in brevissimo tempo a occupare la capitale Kiev, eliminare la classe dirigente al potere, sostituirla con una classe dirigente favorevole all'orientamento russo, e questo avrebbe risolto il problema. Un secondo obiettivo strategico poteva essere quello di riuscire a conquistare il territorio fino alla sponda sinistra del fiume Dnepr, che praticamente taglia in due l'Ucraina, ma nella parte orientale, quindi diciamo quella più vicina al confine russo, ha i territori che sono quelli più ricchi di materie prime, quelli che avevano un maggiore sviluppo industriale e che poi porta alla congiunzione con il mare, quindi quello poteva essere un secondo obiettivo. Il terzo obiettivo, forse di portata più limitata, ma che sicuramente era lo stesso importantissimo, era quello di privare l'Ucraina dell'accesso al mare, quindi di creare una continuità territoriale tra il Donbass, la Crimea e arrivare poi fino alla Transnistria, Odessa, e quindi diciamo prendere tutta la fascia costiera per far sì che il Mar d'Azov e il Mar Nero diventassero un lago russo. Ecco perché l'accanimento contro Mariupol, perché Mariupol, al di là della questione della brigata Azov, che secondo me, cioè, voglio dire, è una cosa che serve più a far parlare le televisioni occidentali che non la realtà, è perché Mariupol è la cerniera che unisce i territori del Donbass con la penisola di Crimea, quindi finché non si conquista quella città, praticamente questa contiguità territoriale non si è verificata. Allora, guardando la cartina con le frecce che indicano le direzioni d'attacco dei russi, non ce n'è una preponderante che può far capire quale fosse all'inizio l'idea russa. Ecco perché secondo me qualcosa nella pianificazione è stata sbagliata. Il famoso colonnone di 65 km, poi adesso saranno tra di 65, che comunque era evidente, cioè sicuramente c'è, cioè, qualcosa nella logistica è stata sbagliata, perché le linee di comunicazione, gli itinerari, i tempi di percorrenza evidentemente hanno fatto sì che a un certo punto si creasse l'ingorgo che si crea sull'autostrada del sole quando d'estate tutti vanno al mare. E quindi voglio dire, io all'inizio ho fatto una battuta tempo fa dicendo: se questo è il modo di pianificare dei russi, noi per 70 anni ci siamo preoccupati di qualcosa che forse non era proprio, insomma, con il caso di... Quindi quale sarà la verità? Questo è chiaro, non siamo in grado di dirlo, però queste sono delle evidenze che secondo me fanno capire che qualcosa non c'è, si sta. Sì, no, volevo soltanto aggiungere delle considerazioni. Ovviamente qua ciascuno di noi esprime considerazioni personali, sebbene supportati dalla propria esperienza, dalla propria preparazione. Però uno dice: dopo tutto questo perché l'ha fatto, no? Alla fine a me verrebbe dire: ci ha provato, nel senso che in queste situazioni ci sono delle variabilità di successo o di insuccesso amplissime, e non so se riuscite a considerare cosa è successo in Afghanistan nel momento in cui gli americani hanno deciso di forzare la mano e ritirarsi più in fretta di quanto pianificato.
le forze armate afghane sono collassate, che ironicamente come acronimo tecnicamente venivano chiamate ANA, quindi già siamo quasi, no, al parossismo qui in casa, e che gli occidentali che si sono succeduti per decine di anni le hanno preparate per decine di anni, non hanno neanche provato a resistere. E questo è un caso limite, no? Ovviamente. Sì, ma questo lo sapevamo, questo sarebbe successo. Sì, sì, ma attenzione, noi abbiamo delle esperienze che potevano indurre quell'errore, sebbene noi adesso è facile poi parlare dopo, no? Putin, quando socializzava con il nostro presidente del Consiglio all'epoca, Berlusconi, amava raccontare la battuta che in Europa parlano tanto, non decidono niente, da lui nessuno parla perché decide solo lui. E nel momento in cui uno non accetta un contraddittorio e si fa un'idea, e l'idea che è suffragata da una serie di esperienze in cui effettivamente l'Europa non è mai stata capace di decidere niente di consolidato, effettivamente l'Europa non esprime una politica estera, e da quella discende che non può nemmeno discendere una politica di difesa, perché tra l'altro non ha lo strumento di difesa, che l'evidenza che quello fosse un momento in cui gli Stati Uniti volessero essere disingaggiati è stato provato dai fatti, e lui ci ha provato. Ci ha provato nel modo in cui secondo lui poteva venire il boccone più grosso: mi prendo tutto, perché devo soltanto accontentarmi? E gli è andata male, per una serie di ragioni, no? Perché gli ucraini non sono come gli afghani, sono mossi da principi che sono consistenti e resilienti, no? Questa parola che si usa tanto in questi... E quindi le cose vanno un po' poi come, no, uno non si aspetta. Il bello arriva adesso, poi giustamente noi possiamo condividere la preoccupazione di chi bene ha raccontato questi termini anche nel senso geopolitico, e poi alla fine di fatto noi stiamo parlando da 2 ore, ma nessuno di noi potrà dire né che cosa c'era in mente prima e neanche che cosa succederà dopo. Anche perché, ahimè, non dipende più nemmeno soltanto da lui, perché le condizioni sono talmente tanto ingarbugliate e aggravate nel tempo che diventa sempre più difficile tirare fuori il bandolo della matassa. E anche noi che cerchiamo di capire con i nostri principi ci dimentichiamo che i nostri principi e i nostri valori non sono gli stessi di quelli che sono gli altri attori nel campo. Perché Mauro forse diceva, non è il responsabile, no? Quando parlavano dell'eventuale uso dell'arma nucleare, ma non so quanta responsabilità fino adesso qualcuno ha applicato, no? Se quel termine tra virgolette vogliamo usare. Quindi quello che per noi è responsabile o è irresponsabile è relativo, magari per qualcun altro lo è meno, lo è per niente, o lo è normale fare così. Quindi diventa sempre più difficile. Intanto mi posso approfittare velocemente della vostra competenza, ma faccio veloce, una cosa sola. Adesso si è alzata la barra e si parla di inviare carri armati. Ci sono già. Sono quelli russi, però questi mezzi. Diciamo subito cosa sono. Okay, sono questi 72 della Repubblica Cecoslovacca. Già portati, già scaricati. Ma ci sono dei corridoi dove questi mezzi devono passare. Voglia Dio che non venga la tentazione a questo punto che qualche velivolo russo o che si tenti di sconfinare per far saltare per aria uno di questi convogli. A quel punto cosa può succedere? Lì siamo nel campo dell'imponderabile. Detto prima in generale, siamo all'articolo 5, quindi direi che è abbastanza palese, d'accordo. Anche in Ucraina,
non hanno bisogno di andare in Polonia o in Paolo. Allora, poi io posso raccontare una mia esperienza che è completamente diversa, ma è significativa dello stesso aspetto. Io mi trovavo, visto che è stata citata, a far parte. Servivo il generale Graziano, che era comandante della forza, che probabilmente qualcuno di voi ha sentito nominare. Vagameino. Che era comandante della forza in Libano. E del nono. E io sono stato il suo primo capo centro operativo di questa missione. In Libano. E come era mia abitudine, io ogni fine settimana andavo il sabato, perché era il giorno più tranquillo, perché io lavoravo dalle 5 di mattina a mezzanotte, e facevo una pattuglia eliportata per controllare la cosiddetta Blue Line, che non è il confine, però era quella linea dell'ONU di demarcazione che si suddivideva lo Stato di Israele dal Libano del Sud. Tra l'altro con un collega che poi è venuto a fare servizio anche qui a Milano. Pilotava lui, il comandante della parte elicotteristica della missione dell'ONU. Io ero in collegamento, uno dei pochi degli occupanti di questo equipaggio, e ho sentito chiaramente la torre di controllo israeliana che ci aveva detto che noi avevamo sbagliato una virata ed eravamo entrati per un chilometro nel territorio israeliano, e ci intimava di lasciare lo spazio aereo di questo Stato sovrano, perché sennò ci avrebbero abbattuto. Ed eravamo alla missione dell'ONU. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Queste cose sono, mi piace anche questo termine, immanenti in tutte quante le situazioni di conflitto. Lì, noi lo professiamo anche a livello principi strategici, no? Anche la responsabilità del caporale, cioè dell'uomo singolo, cioè quello che fa uno, può coinvolgere delle situazioni che si allargano in una maniera che poi magari difficilmente riusciamo a comprendere o a controllare. Quindi non rispondo a questa domanda, ci rispondiamo da soli. Può succedere di tutto. C'è un altro aspetto, secondo me, importantissimo che bisogna prendere in considerazione, che noi parliamo di armi, ma l'arma economica può essere molto più pericolosa per certi aspetti rispetto all'arma vera e propria di piombo, come si suol dire. Perché se io vado a chiudere gli oleodotti piuttosto che il gas, se vado a prendere Earo bombardando o comunque addirittura togliendo l'acqua a determinate zone, quindi non posso più produrre grano, non posso più produrre niente, eccetera, rendo praticamente le popolazioni alla fame, cioè gli distruggo l'economia. No, sono processi magari meno cruenti apparentemente che non lanciare un bombardamento o addirittura una bomba atomica, ma hanno degli effetti che poi si ripercuotono veramente per decenni e possono destabilizzare le zone in maniera qualche volta irreversibile per molti, 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 molti anni. No, però devo dire che storicamente non esistono sanzioni che hanno risolto una situazione politica. Mai. Ti portano a situazioni di conflitto. La più nota, vedi, il blocco continentale, invasione della Russia 1812, però assolutamente non ti risolvono. Quindi, cioè, ecco, diciamo che l'unica opzione che hanno di un certo tipo, cioè effettivamente i russi, che si decidono di chiudere gli oleodotti o i gasdotti. Però è un'operazione paragonabile a cosa? All'incendio di Mosca del 1812, cioè per loro è veramente fare terra bruciata, ma dovrebbero essere su un livello di escalation veramente importanti, che per il momento non le hanno intenzione di farlo, perché lì effettivamente azzeri un'intera economia del paese. Poi voglio dire, se noi ci rendiamo conto che dice perché l'Europa non conta niente, comunque è un vaso di coccio tra i vasi di ferro, ma se noi consideriamo che l'Europa si era già legata al gas russo quando era ancora Unione Sovietica e quindi teoricamente il capo di un'alleanza politico-militare avversa a quella degli
della NATO di cui questi stati facevano parte, è chiaro che l'Europa oggi è veramente le mani legate nei confronti della Federazione Russa, perché praticamente si strangola da sola. Possiamo andare su quella schermata delle pipelines, degli oleodotti? Non so se notate che partono tutte dalla Russia e arrivano quasi tutte, tranne due, in Europa. Cioè, anche la Russia, no, che ha detto sì, voi tagliate, tanto ci sarà qualcuno che ce lo comprerà, il nostro petrolio, il nostro gas. Ma i cinesi non pagano di sicuro la cifra che pagano. Ma non è per porti. Non è per quello. E come fai a far passare 10 volte tanto il gas, in questo senso, in questo caso, che passa in 10 cannucce da una cannuccia sola? Ci metti 10 volte di più. Certo. E, allora, stiamo parlando di cose di cui degli osservatori attenti si rendono conto che sono sparate un po' grossolane, in tutti i sensi, perché del carbone se ne può fare a meno, no? Ma lui che guadagna 4 miliardi in meno si fa un baffo. Noi ne possiamo fare a meno perché? Perché ce l'abbiamo anche noi il carbone, abbiamo deciso di non usarlo, ma ce l'abbiamo. Ecco perché abbiamo convenuto con le altre nazioni europee che imponiamo delle sanzioni contro il carbone russo. È un gioco delle parti, ma alla fine, in soldoni, come giustamente dicevano gli esperti, con le sanzioni non si cambiano le sorti di una guerra. Domanda? Paolo, prima lui. Sì, io volevo fare ciao a tutti. No, penso che avete analizzato benissimo, diciamo, le cause e l'evoluzione di questa guerra. Quello che tutti noi vorremmo sapere è avere una previsione, che chiaramente non si può fare, sulla durata. Cioè, vorremmo sapere se tra un anno, visto che poi economicamente è una guerra che distrugge l'Europa in primo luogo, quindi tralasciando l'aspetto che è una guerra che in questo senso America, Stati Uniti, Europa, Stati Uniti e Russia, e che quindi potrebbe durare tanto, ma nella via delle soluzioni, tu Francesco hai dato una possibile teoria, no? La divisione dei due mari. È chiaro che per quanto riguarda la durata, intanto noi ci siamo fatti l'idea, come hai detto tu Mauro, che la Russia, Putin avesse un'idea di una guerra lampo, ma questo non è scontato, non è detto, cioè noi lo interpretiamo secondo le nostre teorie strategiche, però anche l'apertura di tutti questi fronti, che potrebbe non avere un senso logico, però non è detto che non sia invece finalizzata una guerra molto lunga, e anche per non solo dividere l'esercito ucraino e non fare un fronte unico con un combattimento. Infatti è una guerra che, pur avendo causato molti morti, però non è stata cruentissima come avrebbe potuto essere su un fronte unico se avessero voluto occupare solo il Donbass. Quindi adesso si ha l'impressione, di fronte a queste trattative che si sono un po' arenate, che tutte e due le forze vogliono arrivare a un punto, siano convinte che attraverso l'azione militare possono partire da una situazione migliore rispetto a quella che hanno adesso. E questo è il grosso pericolo per noi che siamo in mezzo. Quindi quando ci può essere una soluzione che, quando uno perde, diciamo, rispetto a quello che erano le sue previsioni, è chiaro che un attacco di questo genere, arrivare a prendere anche Odessa, non potrebbe essere più accettato dall'Occidente. Se i russi avessero attaccato solo il Donbass e lo avessero occupato in una guerra, probabilmente la reazione dell'Occidente sarebbe stata diversa da quella che comporterebbe l'occupazione di tutto il mare, no? Di tutta la fascia costiera, e quindi si porterebbe poi non solo una controguerriglia ucraina che andrebbe una piaga nell'acqua. Quindi bisogna trovare una soluzione, però lasciare una via d'uscita anche a chi ha perso rispetto a quelle che erano le sue ipotesi iniziali. Questa si può trovare, cioè nel senso, ci può essere una soluzione che fa uscire non perdenti sia Putin che Zelensky. In questo caso ci può essere la volontà di trovarla. Io posso dire soltanto una cosa su quello che ritengo sulla volontarietà del far prolungare il conflitto più lungo possibile. Rispondo solo su questo, perché sì, poi sull'altro lascio. Non è così.
il pianificare qualche cosa che possa essere durevole è una cosa che lede gli interessi di tutti. Sommariamente, guardiamoli. Dal punto di vista russo è un disastro. Continuerebbe a perdere credibilità sul fronte interno, così come si suol dire, perché ha raccontato una favola, una storia, e ne sta praticando un'altra. Prima o poi i ragazzi militari dovrebbero tornare a casa, se non tornano come gliela racconta. Lui ha fatto delle scorte perché, prevedendo anche un caso non così agevole, si è fatto delle provviste, delle scorte di ogni tipo per poter resistere, ma prima o poi finiscono. Più si va avanti, più, così come si diceva prima, questo è l'anno zero, cioè c'è un prima e c'è un dopo, non ci sarà più nessuno che vorrà poi fare affari con lui, di nessun tipo, per sempre, per chi si fiderà di più. E sta cambiando le cose da solo. Quindi è assolutamente da escludere, lui lo potrà dire, tanto noi non abbiamo fretta. Sì, ma quello che volevo intendere io, che questa visione, cioè di scontro duro con Putin, di portarlo alla sconfitta... No, ma io non voglio entrare nel merito, cioè, e non voglio neanche entrare nell'end state... Non è l'interesse russo, ma non è neanche l'interesse... Sto dicendo soltanto un'altra cosa, che la pianificazione, l'interesse di voler rendere durevole questa crisi non è voluto ed è fallimentare per tutti. Tra l'altro, concludo soltanto dal punto di vista russo, nella durata, nella durevolezza di questo conflitto, lui farebbe sempre più favore all'America, perché questi sono spettatori felici e vedono disintegrarsi l'esercito del suo oppositore preferito. D'altro canto, l'Europa ci perderebbe dal punto di vista economico, già stiamo soffrendo, eccetera, eccetera. L'Ucraina, ovviamente, che ha risorse più piccole, sarebbe sempre più in difficoltà, senza guadagnare da una parte o dall'altra. Quindi io sono assolutamente convinto che prevalga la ragione dell'evidenza piuttosto che delle sottili e più raffinate idee che la pianificazione prevedesse qualche cosa di diverso. Non ma è questo è una cosa secondaria, però... No, vabbè, ma sugli scopi non entro perché non ne sono in grado. No, ma quindi una via di uscita, anche per ma le vie di uscita si trovano sempre. No, ogni guerra finisce con una pace. Sì. La via d'uscita sicuramente bisogna, ecco, da un punto di vista diplomatico, da un punto di vista diplomatico occorrerebbe una maturità che onestamente, pur non essendo un tecnico fino ad ora, non mi è sembrato di vedere, nel senso che secondo me da un punto di vista diplomatico teorico, cercando di fermare e smussare gli appetiti della Russia, però un'uscita che consenta a Putin e comunque alla dirigenza russa in qualche modo di salvare la faccia almeno nei confronti del fronte interno, bisognerebbe darla se veramente si vuole arrivare ad un stop delle operazioni, un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Però è chiaro che se poi veniamo fuori con le dichiarazioni dobbiamo far cadere il allora io continuo a fare delle considerazioni su cose che vedo. La guerra è in Europa. Negli Stati Uniti non sanno cosa sia combattere sul proprio suolo. Non l'hanno mai fatto. Il loro atteggiamento indica che non vogliono una soluzione della crisi. L'Ucraina era il loro cavallo di Troia, è il loro cavallo di Troia, quindi loro vogliono arrivare alla debellazio dell'avversario, almeno in questo senso ci stanno provando. E stanno facendo prevalere una visione ideologica, io sono democratico, tu sei un dittatore. Ora, che gli Stati Uniti siano un paese democratico
così come dovremmo esserlo noi. Io ho i miei dubbi, però in questo momento hanno rotto le scatole alla Russia, all'Ucraina, al gruppo di Visegrad. C'è una crisi energetica, hanno fatto un favore ai loro, ai loro nemici cinesi. Cioè, io non ci vedo una logica in tutto questo. Loro sapevano, il loro capo della CIA è andato dagli ucraini per dirgli vi attaccheranno, è andato da Putin per dirgli non attaccateli, loro lo sapevano ma hanno mantenuto la loro posizione. Questo fatto è veramente cinico. Poi ripeto, io sono un ufficiale dell'esercito, ho giurato fedeltà alla Repubblica, ho lavorato in comandi NATO, abbiamo fatto missioni europee, cioè la mia storia sta di qua. Vivo il mio tempo, però mi guardo attorno. Allora, il generale Serto tra un po' ci deve lasciare, per cui passerei velocemente all'ultima domanda di Paul. Si riferisce proprio a una cosa che ha detto lui, ovvero, scusate, tolgo la mascherina, questo militare americano e quello della CIA sono andati a dire guardate vi attaccheranno e agli altri guardate che state per attaccare. Nonostante questo hanno attaccato e gli altri erano pronti e li aspettavano e hanno fatto fuori probabilmente il primo lancio delle forze dell'Inc, gli aerei, gli elicotteri, eccetera. È questo che mi stupisce in una maniera gigantesca. Non esiste la... che li aspettavano all'aeroporto, che venite pure, che siamo qui che pronti, che vi aspettiamo. C'è un fatto tecnico da tenere presente. Un'operazione del genere non può avvenire di sorpresa. È troppo grossa. Non so se mi spiego. Quindi... chi la pianifica lo deve sapere, cioè non è che si possono muovere probabilmente quattro armate così che spuntano dal nulla. Tutti sapevano tutto e ognuno ha fatto le sue valutazioni e questo è incredibile. Cioè la Russia ha ritenuto che il suo interesse fosse vitale e andava difeso. L'Ucraina pure. Gli Stati Uniti hanno detto questa cosa è importantissima. L'Ucraina ha il diritto di chiedere di entrare nella NATO, anche se poi Zelensky ci ha ripensato. È chiaro che la rigidità in ogni dirigenza ha portato a questa situazione, non se ne scappa, non c'è logica nell'ideologia. O si guarda la realtà oppure si ragiona in termini ideologici, la grande Russia, la democrazia occidentale, poi lo sanno tutti gli ucraini. Pur di non stare con i russi, durante la seconda guerra mondiale si sono alleati con i nazisti. Basta. Se no trascendiamo. No. Se no ci scomunicano i nostri scomunicano. Io penso che questo sia un accordo, proprio lì per vedere di sgangherare l'Europa, voleva vedere quale sarebbe stata la risposta. Ma non c'era bisogno di fare una guerra per sgangherare l'Europa? Siamo pericolosissimi. Bene, chiudiamo qua la serata velocissimamente, così liberiamo soprattutto il generale Serto. Vi dono a nome del gruppo del comitato il crest del Milano Centro. Facciamolo vedere alle telecamere.